Autofficina Diego Marangon, qualità e risparmio garantiti. Riparazioni auto e diagnostica computerizzata plurimarche, compreso anche per tutti i veicoli con impianto GPL. Aperto tutti i giorni, tranne la domenica. Riparazione e manutenzione dei vostri motori storici e Vespe d'epoca. E per i mesi di luglio-agosto, manodopera per cambio olio e filtri gratuita. Autofficina Diego Marangon. Qualità e risparmio alla portata di tutti. Bentrovati all'appuntamento con il TG di Tele Santa Marinella. Vediamo subito i titoli di oggi. Parliamo di Olimpiadi Etrusche, verificate e realizzate lo scorso weekend. Aldo Carletti, che ci parla come segretario del PD dei lavori della Biblioteca Comunale. Intervistiamo inoltre il dottor Napolitano, presidente dell'Associazione Risveglio, associazione che andrà in scena il prossimo weekend con un spettacolo teatrale. Presentiamo il nuovo palinsesto dell'associazione Idee in Movimento e una piccola comunicazione per quanto riguarda le attività comunali. 25, 26 e 27 settembre, grazie a un contributo regionale nonché il cofinanziamento del Comune di Santa Marinella, si sono realizzate le Olimpiadi Etrusche a cura della ASD Nuova Santa Marinellese, che ha vinto appunto un avviso pubblico per la realizzazione degli eventi in programma. Chiude la manifestazione un importante convegno dedicato al mondo dello sport. Vi mostriamo subito delle immagini. Il Comune di Santa Marinella, nell'ambito delle politiche giovanili, si è impegnato con le attività delle Olimpiadi Etrusche, che si sono svolte lo scorso weekend in un'importante operazione di promozione della cultura sportiva, rivolta soprattutto alle giovani generazioni. Il progetto, che è stato affidato all'organizzazione della ASD Santa Marinellese in collaborazione con numerose associazioni sociali e sportive della città e col patrocinio di personalità politiche locali, ha previsto un lungo e ricco weekend di gare sportive e una conferenza conclusiva svoltasi domenica alle ore 18 presso la Sala Flaminio Descalchi, con le premiazioni, spazi informativi e culturali e gli interventi di professionisti del mondo dello sport, da medici a insegnanti, ma anche atleti e legali. Le gare sono state pensate per permettere a ragazzi normodotati diversamente abili di cimentarsi insieme nelle varie discipline sportive, coniugando così sport e socialità. Siamo molto soddisfatti della grande partecipazione di tante realtà associative, locali ed organizzazioni di questa significativa manifestazione, afferma il sindaco Roberto Bacheca, segno che si condivide il nostro obiettivo di promuovere la cultura sportiva fra i giovani. È un impegno a cui crediamo perché rappresenta un investimento per il futuro della collettività. Un approccio consapevole ed informato consente ai ragazzi di apprezzare a fondo le plurime valenze di una corretta pratica sportiva. Abbiamo partecipato a questo bando regionale, aggiunge il consigliere comunale Andrea Passerini, convinti della bontà della nostra proposta, che coniuga i momenti ludico-agonistici delle gare sportive, differenziate per location, tipologie e fascia d'età, con il momento di approfondimento informativo didattico dell'evento di promozione della cultura sportiva. Un sentito ringraziamento per l'organizzazione e la gestione delle tante attività previste alla SD Santa Marinellese, alla SD Santa Marinella Runner, Santa Marinella Nuoto, BC Aquile del Tirreno, ASD Basket Pirgi, Centro Mini Basket Pirgi, l'Associazione Stella Polare, la Misericordia, il Nucleo Sommozzatori e alla Pro Pirgi. E tornati in studio, affrontiamo di nuovo il tema biblioteca comunale. Questa volta a parlare è il segretario del PD Aldo Carletti. A voi l'intervista. Allora, salve a tutti amici di Tele Santa Marinella e ci troviamo con il segretario del PD Aldo Carletti. Salve. Allora, buonasera. Le volevamo fare una domanda. Ci può aggiornare sullo stato attuale dei lavori della biblioteca comunale? Ma allora, è indubbio che questa domanda io la girerei volentieri sia all'amministrazione che al responsabile dei lavori pubblici di questa noi già amministrazione. L'abbiamo fatto. Però è altrettanto vero che siccome siamo tutti un pochino, come posso dire, attori e partecipanti della vita quotidiana di Santa Marinella,
dobbiamo anche esprimere su alcuni argomenti qual è il nostro punto di vista. Allora, è indubbio che questa ristrutturazione della biblioteca è nata veramente male, 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 male. Ci sono state diverse vicissitudini attraverso aspetti prima burocratici, io ho seguito anche i consigli comunali, insomma, sono uscite fuori cose che penso che i cittadini debbano sapere, magari debbono sapere che c'è stato magari un ritardo di quasi un anno per un allaccio ACEA. Questa è una cosa che, insomma, grida vendetta. Nel momento in cui si avviano dei lavori, io penso che a monte ci dovrebbero essere tutti i chiarimenti degli aspetti burocratici dal punto di vista tecnico. Poi naturalmente, come succede a Santa Marinella, qui un inciso, siamo proprio una città sfortunata, o come ho detto altre volte, questa amministrazione è veramente sfortunata, perché anche qui ci sono stati dei problemi con la ditta che aveva vinto l'appalto, c'è stato un fallimento, ci sono stati anche qui dei tempi per poi rifare il bando e tutto quello che è praticamente nei termini di legge. Io su queste cose ho un dispiacere, perché spesso e volentieri, soprattutto l'assessore ai lavori pubblici, dà delle responsabilità alla cosiddetta burocrazia. Però siccome noi siamo attori di questa città, dovremmo anche chiederci perché non riusciamo a smuoverla questa burocrazia. Questo potrebbe essere anche un argomento, perché è troppo facile dire non siamo riusciti a fare questo perché è colpa della burocrazia. La burocrazia è le leggi, gli uffici tecnici e la spinta politica che in qualche maniera, come penso che succeda sulla biblioteca, manca, perché credo che una cosa così importante per la vita sociale e culturale della città non può aspettare anni per degli aspetti burocratici. L'ultima notizia è che si sta chiarendo davanti al giudice l'utilizzo delle stigliature per quanto riguarda il discorso delle stigliature, diciamo, porte, finestre, vetrate e quant'altro. Anche qui la cosa mi sembra un pochino poco credibile, dovremmo accelerare su questa cosa. Denuncio inoltre che nel frattempo aver incartato una struttura così centrale nella città ha significato per anni, e anche quest'estate ci sono stati veramente grossi problemi per quanto riguarda e la viabilità, ma soprattutto per quanto riguarda il passeggio delle famiglie che all'altezza della biblioteca, lato marciapiede Aurelia, sono costretti a far passare carrozzine degli invalidi sull'Aurelia con tutti i pericoli conseguenti. Anche questo credo che sia da assumere come responsabilità a questa amministrazione, che nel frattempo non ha provveduto a rendere la viabilità, ma soprattutto il passeggio dei cittadini e dei villeggianti nella maniera più opportuna. E come sapete, Tele Santa Marinella si occupa spesso di associazionismo. Oggi vi presentiamo un'associazione non del territorio, ma che ha scelto proprio Santa Marinella per condividere i propri obiettivi. Parlo dell'associazione Risveglio, che invita la cittadinanza a partecipare il 3 ottobre presso la Sala Odescalchi a una bellissima rappresentazione teatrale e pur vola l'elefante russo, messa in scena appunto da ragazzi con problemi neurologici. Ma a parlare Farcene più dettagliatamente proprio il presidente, il dottor Napolitano. A voi le immagini. Buonasera a tutti, sono Francesco Napolitano, mi presento, sono il presidente dell'associazione Risveglio, un'associazione che è stata costituita 18 anni fa e che opera nel campo delle gravi cerebrolesioni acquisite, cioè gravi danni cerebrali. Sono qui innanzitutto per invitarvi a un teatro molto molto particolare. Sabato prossimo, 3 ottobre, alle ore 17.30, presso la parrocchia San Giuseppe di Santa Marinella, in Via della Libertà, i nostri attori offriranno uno spettacolo a tutti voi. Lo offriranno gratuitamente, è ovvio, perché sono loro che offriranno
qualche cosa di davvero speciale. Saranno 15 o 16 attori che sono tutte persone reduci da stati comatosi più o meno lunghi e anche, molti di loro, da periodi anche lunghi di stato vegetativo. Noi ci occupiamo soprattutto di persone reduci da incidenti stradali, quindi sono persone o giovani o qualche volta giovanissime, almeno per l'80%. L'altro 20% sono persone con danni cerebrali vascolari, quindi emorragie, aneurismi e simili. È un segmento questo poco conosciuto e qualche volta anche travisato anche dai mezzi di comunicazione. Vedere questo spettacolo credo che sia estremamente istruttivo, anche per ragazzi giovani e giovanissimi. Credo che voi possiate vedere gli sforzi enormi che questi ragazzi devono fare per conquistarsi anche un singolo movimento, anche per dire una parola, anche per fare un semplice gesto, perché non è come sembra, cioè a un certo punto dal coma o dallo stato vegetativo si apre un occhio, si comincia a muovere un braccio e tutto ritorna come prima. Non è così, anzi questa è un'immagine non vera, falsa. Dopo questi episodi così gravi purtroppo si rimane per anni, ma spesso per tutta la vita, con una importante disabilità e con una non autosufficienza. Il teatro è una cosa bellissima, entusiasmante, perché in sé il teatro ha tutto, ha la capacità di provare una respirazione più autonoma, ha la capacità della gestualità, del rapporto con gli altri, del comportamento verso il pubblico, ma anche della memoria, anche della possibilità di ricordarsi la frase che ciascuno deve dire o, se non è capace di dirla, del gesto che deve fare. È qualcosa di veramente emozionante e unico, quindi io spero in tutta umiltà di poter dire che vale la pena davvero esserci presenti. Penso che sia un qualche cosa di emozionante. Io mi emoziono ogni volta che vedo le prove, forse addirittura ancora di più di quando vedo lo spettacolo. Penso che questo possa valere per tutti voi. Ecco, io sto dando voce a loro, parlo per loro che non possono parlare e mi auguro di vedervi veramente qui in tanti sabato alle 17:30. Vi ringrazio molto per l'attenzione. E spostiamoci adesso sulle associazioni del territorio. Presentiamo il calendario dell'associazione Idee Movimento, uno spazio dedicato appunto al nostro amico Salvatore Pisano, che già abbiamo avuto il piacere di incontrare nelle scorse edizioni. Riparte quindi il laboratorio dell'associazione con l'offerta di laboratorio teatrale per adulti e per ragazzi di età minima 10 anni, corso amatoriale di chitarra, basso e pianoforte e corso di difesa personale Wing Chun. I corsi partiranno dall'ottobre appunto 2015. Prima di chiudere vi do un'importante notizia che riguarda l'apertura per l'iscrizione all'albo degli scrutatori e dei presidenti di seggio. Le domande scadono rispettivamente per gli scrutatori il 30/11/2015 e per i presidenti di seggio il 2/11/2015. I moduli sono scaricabili presso sia sul sito online del Comune di Santa Marinella all'indirizzo santamarinella.rm.gov.it oppure possono essere ritirati direttamente presso l'ufficio elettorale sito in Lungomare Marconi 101 o ancora le domande una volta compilate possono essere inoltrate a mezzo PEC all'indirizzo demografici@pec.comune.santamarinella.rm.it. E ancora, prima di salutarvi, vi ricordo che Tele Santa Marinella riceve i vostri annunci o le vostre segnalazioni all'email redazione@telesantamarinella.tv. Ovviamente siamo una web tv in continua evoluzione, come avete anche potuto notare dallo studio di oggi, pertanto aspettiamo di ricevere le vostre proposte anche su eventuali nuove rubriche di approfondimento che vorrete condividere con noi. Ringraziamo inoltre i nostri telespettatori
telespettatori che hanno mandato messaggi di stima per appunto il nuovo styling del nostro sito, quindi vi invitiamo comunque a condividere le notizie. Ovviamente vi ringraziamo per aver scelto Tele Santa Marinella e ci vediamo la prossima settimana. Autofficina Diego Marangon, qualità e risparmio garantiti. Riparazioni auto e diagnostica computerizzata plurimarche, compreso anche per tutti i veicoli con impianto GPL. Aperto tutti i giorni, tranne la domenica. Riparazione e manutenzione dei vostri motori storici e Vespe d'epoca. E per i mesi di luglio-agosto, manodopera per cambio olio e filtri, gratuita. Autofficina Diego Marangon, qualità e risparmio alla portata di tutti.